Ben ritrovati con l'informazione di Milano Pavia News, edizione giorno, che avrà in primo piano una maxi operazione condotta in tutta Italia contro la 'ndrangheta, che ha portato a 56 arresti, diversi i capi di imputazione per gli indagati. Torneremo a parlare del maestro Daniele Marchi, travolto e ucciso in sella alla sua bicicletta a Pavia nei giorni scorsi, questo perché domenica la città si mobiliterà con un corteo, e nel frattempo sono apparsi tanti messaggi sulla facciata dell'asilo presso cui lavorava. Tema degli incidenti in primo piano anche a Milano, perché da un'analisi è emerso che tra le principali cause vi è l'utilizzo del telefonino. L'apertura, come detto, una nuova operazione contro l'andrangheta, associazione mafiosa, estorsioni sono alcuni dei capi di imputazione. Le operazioni hanno riguardato tutto il paese, coinvolta anche la città di Milano, e proprio lì andiamo subito a collegarci per i dettagli. Per noi c'è Giusy Chiericò. Giusy. Buongiorno Mario, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, una maxi operazione della Guardia di Finanza ha coinvolto anche la città di Milano questa mattina. Perquisizioni e indagini si stanno svolgendo proprio in queste ore, come dicevo hanno coinvolto un po' tutta Italia, ma tra le città coinvolte figura anche Milano. In questa esecuzione d'ordinanza applicativa di misure cautelari sono state coinvolte ben 56 persone, sono tutte gravemente indiziate di una serie di capi d'accusa che vi leggo perché davvero sono tantissimi, a partire dall'associazione per delinquere di stampo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, porto e detenzione illegale di armi, sequestro di persona, trasferimento fraudolento di valori, illecita concorrenza con violenza e minaccia e traffico di influenze illecite aggravati dal metodo e dall'agevolazione mafiosa, nonché di corruzione, rivelazione di segreto d'ufficio e associazione per delinquere finalizzata alla ricettazione e anche al riciclaggio di macchine agricole aggravate dalla transnazionalità e dall'agevolazione mafiosa. Secondo il direttore centrale anticrimine della Polizia di Stato, Francesco Messina, la poderosa operazione di polizia giudiziaria oggi portata a conclusione dalla Polizia di Stato delle varie province che citavamo prima, dopo Milano anche Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria, Roma, Palermo, Avellino, Benevento, Parma, Cuneo, L'Aquila e Perugia, ha consentito appunto di smantellare una agguerrita consorteria mafiosa riconducibile al crimine di 'ndrangheta vibonese, da almeno 4 anni costantemente impegnata nella massiva consumazione di diversi delitti che si sono consumati anche nella città di Milano. L'enorme ammontare del valore di beni sottoposti a sequestro, ovvero dal valore di 250 milioni di euro, fa capire come questo provvedimento sia riconducibile alle attività illecite e all'associazione mafiosa, conferma appunto la potenza economica di una cosca di 'ndrangheta finalmente colpita e diciamo in questo momento chiusa. Per adesso ci sono appunto delle indagini, sequestri in corso questa mattina, chiaramente nel servizio che andrà in onda questa sera ci saranno tutti i dettagli di questa maxi operazione della Guardia di Finanza. Ti ridò la linea, Mario. Grazie Giusy Chiericò. Noi cambiamo argomento e torniamo sulle nevicate degli ultimi giorni che hanno riguardato la provincia di Pavia, in particolare l'Oltrepò pavese, perché ora restano i disagi con strade dissestate, soprattutto ovviamente quelle collinari. Legambiente cosa ha deciso di fare? Di scrivere sia alla provincia di Pavia che alla prefettura per chiedere degli interventi urgenti. Sentiamo. Il maltempo di questi giorni rende ancora più critico percorrere le strade provinciali di montagna nell'Oltrepò, come la SP88 che collega i passi del Braglio e del Giovà con Pian del Poggio,
Percorrere la strada, perlomeno il tratto aperto che serve le frazioni, dove vivono una decina di famiglie, è già in condizioni molto precarie, come testimoniato da alcuni residenti nei giorni scorsi, fra guardrail, divelti, buche e mancanza di segnaletica orizzontale, diventa, se possibile, ancora più rischioso. Per questo Legambiente ha scritto alla provincia e alla prefettura di Pavia per chiedere interventi di manutenzione rapidi a tutela dell'incolumità di chi frequenta questa strada, che attraversa gli abitati di Bralello, Bocco e Cima Colletta. Chiaramente occorrono degli interventi a questo punto urgenti. Proprio per questo stiamo scrivendo a Claudio Mangiarotti, che ha la delega ai lavori pubblici in provincia, e al nuovo prefetto. Occorrono interventi immediati, soprattutto ora che è arrivato il maltempo. Il rischio che frazioni di montagna come appunto Cima Colletta, ma non solo, c'è un rischio concreto che rimangano isolate. Restiamo poi basiti dal fatto che magari mancano i fondi proprio per le strade. In compenso apprendiamo che dovrebbe in qualche modo arrivare del denaro pubblico per un impianto sciistico al Monte Chiappo, cosa totalmente assurda, viste che le condizioni ormai indicano chiaramente che il manto nevoso purtroppo appartiene al passato, ed è una logica che deve fare i conti con le esigenze del territorio e anche le esigenze del cambiamento climatico. Ci spostiamo a Pavia, dove si continua a discutere della morte assurda di Daniele Marchi, il maestro d'asilo, travolto e ucciso da un'auto mentre si spostava in bicicletta all'altezza di Viale Resistenza. Al di là delle indagini che stanno proseguendo, noi vogliamo capire anche la reazione delle persone. Luca Patterini si trova proprio davanti all'asilo in cui lavorava Daniele Marchi. Sul cancello d'ingresso numerosi messaggi, disegni dei bambini, alunni del povero Daniele Marchi, e poi domenica anche un corteo per ricordarlo. Luca. Eh sì, è così. Buongiorno Mario, buongiorno ai nostri telespettatori. Alle mie spalle, lo vedete, c'è l'asilo Negri, dove il maestro Daniele Marchi insegnava. Come hai detto giustamente tu, in questi giorni sono stati tanti i cittadini che si sono fermati, anche questa mattina in tantissimi si sono fermati a leggere i messaggi di ricordo dei colleghi, a guardare i disegni che i suoi bambini, i bambini del maestro Daniele, hanno realizzato e hanno lasciato attaccati al cancello. Una tragedia con cui la città sta ancora facendo i conti. Abbiamo sentito tante persone che ci hanno parlato, ci hanno spiegato di essere ancora sotto sciopero, una vicenda che è veramente assurda. E sulla dinamica dell'incidente ovviamente si stanno facendo tutte le verifiche del caso, bisognerà aspettare l'esito, insomma, dei rilievi effettuati dalla polizia locale. Come dicevi tu, domenica ci sarà anche una manifestazione in ricordo di Daniele Marchi, che partirà proprio qui dal Borgo Ticino per arrivare fino in Viale Resistenza, dove è stato investito Daniele Marchi. Una manifestazione in cui si chiederà anche interventi per la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni in città. Ci sono stati 3 morti nelle ultime 6 settimane, insomma numeri sicuramente alti, che, come ci raccontavano ieri insomma gli attivisti delle associazioni dei ciclisti, sono numeri che fanno spavento. Sul tema è intervenuto questa mattina anche il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, che abbiamo intervistato, che ci ha spiegato di come questa tragedia sconvolga poi in realtà 2 famiglie, quella ovviamente di Daniele Marchi e quella della professoressa che lo ha investito. La donna ha spiegato di non essersi accorta di nulla, ma ora è indagata per omicidio stradale, un insegnante del Bordoni. Anche qui purtroppo una tragedia che ha colpito in modo ovviamente diverso, ma un'altra famiglia, e con cui insomma questo insegnante ora dovrà fare i conti, e soprattutto bisognerà capire che cosa deciderà per lei la procura. Per il momento è tutto Mario, io ti restituisco la linea. Sì, grazie Luca. Vedremo tra poco come il tema degli incidenti sia attuale, purtroppo anche a Milano. Prima però a Buccinasco, dove tiene banco invece il braccio di ferro tra la famiglia del boss Papalia e il comune di Buccinasco, una guerra di ricorsi. Al centro della discussione un cancello che divide da una parte proprio l'abitazione del boss Papalia e dall'altro un immobile
confiscato alla criminalità organizzata. Il tribunale aveva dato ragione al boss, ma adesso il comune ha deciso di ricorrere. Allora facciamo il punto nel servizio. Il comune di Buccinasco non ci sta e fa appello contro la sentenza su via Nearco che permette a Rocco Papalia di utilizzare le parti comuni del bene sequestrato alla criminalità organizzata. Ora l'amministrazione chiede la sospensione del provvedimento e c'è di più. Se anche l'appello dovesse confermare questa situazione, la giunta Pruiti è pronta a restituire il bene allo Stato. Si parla del cortile conteso, la porzione esterna alla villetta per metà confiscata alla famiglia Barbaro, legata ai Papalia da vincoli matrimoniali e per metà abitata da Rocco Papalia e dalla moglie. Il cortile, nelle carte delle confische, non risulta sequestrato, quindi la famiglia Papalia ne ha rivendicato l'uso, permesso accordato dal giudice dopo anni di battaglie e burocrazie, ma ora il sindaco ha deciso che proverà a ricorrere in appello. Per l'ennesima volta, dichiara il sindaco di Buccinasco Rino Pruiti, ho inviato una richiesta di aiuto all'Agenzia dei Beni Confiscati e al prefetto di Milano con cui ho un appuntamento nei prossimi giorni. Intanto la giunta comunale darà mandato al nostro avvocato di impugnare la sentenza civile che ci ha condannato ad aprire il cancello e che ci costringerebbe a condividere con la famiglia Papalia lo spazio del cortile di via Nearco. Con il ricorso chiederemo alla Corte d'Appello, conclude Pruiti, anche di sospendere subito la sentenza in modo da poter continuare a gestire il bene. Se la Corte d'Appello darà ragione al comune di Buccinasco, questi ha già in mente alcuni progetti da realizzare in questo immobile dal significato così importante e simbolico, in modo che resti un presidio di legalità. Pensiamo di creare alloggi per le forze dell'ordine, di dare una sede all'Associazione Nazionale Carabinieri che aprirà a breve, dicono dal comune, oltre alla realizzazione di altri progetti di carattere sociale. Invece, nell'ipotesi in cui il comune dovesse vedere respinto il suo ricorso, si chiederà immediatamente al Consiglio Comunale di deliberare la restituzione del bene allo Stato. Torniamo a Milano, dove, come anticipavamo, in primo piano c'è il tema degli incidenti, così come a Pavia e così proprio come a Pavia, tra le principali cause le disattenzioni dovute all'utilizzo del telefonino mentre si è alla guida. Allora, torniamo da Giusy Chiricò per i dettagli anche di questa notizia. Giusy. Sì, esatto Mario, i dati che ci arrivano sono dell'Istat e riguardano il 2021, ma è proprio come dicevi tu, a Milano la principale causa degli incidenti stradali è dovuta all'utilizzo del cellulare mentre si è alla guida e alla conseguente distrazione che ne deriva dall'utilizzo di questo. Diciamo che una mano sul volante e l'altra sul cellulare, lo sguardo sullo schermo invece che sul palabrezza, sono delle scene che si vedono quotidianamente, che fanno purtroppo aumentare il livello di incidenti. Pensate che secondo appunto l'ultimo report del 2021 è implicata il 15% dei sinistri in Italia, la prima causa è appunto la distrazione dovuta dal cellulare, e a Milano l'effetto testa fra le nuvole è appunto tra le principali cause. Questo appunto causa la perdita della concentrazione e a Milano è il doppio della media nazionale. Vi dico alcuni dati: che su 7.465 incidenti avvenuti nel 2021 circa il 30% sono imputabili alla guida distratta, mentre sono 1.897 i sinistri del 2021 causati dal mancato rispetto dei segnali. Secondo ANAS l'uso di un dispositivo elettronico riduce i tempi di reazione del 50%. E anche un altro dato abbastanza preoccupante, tanto quanto curioso, è che per ogni distrazione la soglia di attenzione si abbassa, come se il guidatore avesse un tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro, e ricordiamo che il limite è di 0,5. Noi siamo qui a Milano proprio per chiedere ai milanesi se hanno mai avuto un incidente e se questo è stato causato nel cellulare. Questa sera vedremo nel servizio quali saranno le reazioni dei milanesi.
Allora, rimandiamo all'edizione sera di Milano per tutti i dettagli. Noi ci spostiamo a Sartirana, dove si dibatte di risparmio energetico, una questione sempre attuale anche all'interno delle scuole. Si punta sul risparmio energetico, ma anche sulla salute di alunni e professori attraverso degli scambiatori d'aria. Sentiamo. Scambiatori d'aria per risparmiare energia e prevenire le malattie. È la novità tecnologica apparsa alle scuole di Sartirana, apparecchi che assicurano un ricambio d'aria, come avere le finestre aperte ma senza dispersione di calore. I scambiatori d'aria forzata sono dei macchinari che ricambiano completamente l'aria che respiriamo. Previene la formazione di muffe e di umidità e aumentano l'efficienza energetica grazie al recuperatore di calore. Sono macchinari che abbiamo deciso di installare proprio perché abbattono il contagio del Covid, la malattia del momento, e anche prevengono tanti tipi di allergie. Gli scambiatori d'aria sono l'ultimo investimento effettuato per il complesso scolastico di Via Roma, che ospita elementari e medie. Dopo avere negli scorsi anni cambiato i serramenti e rinnovato gli interni, con la prossima primavera sarà la volta dei lavori al tetto, alla palestra e all'attiguo giardinetto estivo intitolato a Mike Bongiorno. Il tetto sarà riqualificato completamente, sarà isolato, quindi avremo un tetto nuovo. La palestra, saranno rifatti tutti gli spogliatoi, tutti i bagni, il fondo della palestra, i serramenti, anche i serramenti della palestra saranno motorizzati. All'esterno verrà rifatto il campo da calcetto e verrà coperto con una tecnostruttura e riscaldato. Verrà fatto un campo da bocce, un percorso fitness, rifatta la balera, sostituite tutti i fari e le luci che ci sono con nuovi lampioni a LED. Grazie a contributi arrivati da varie realtà cittadine, anche quest'anno è stato possibile allestire un servizio di post scuola fino alle 18:30. Prossimamente arriverà la nuova aula di musica. E tutti i ragazzi che si iscrivono alla prima media, il comune fornisce direttamente i libri gratis. Facciamo il servizio di scuola bus gratuito anche nei comuni limitrofi, grazie, devo dire, anche contributi della Fondazione Bagliani, contributi delle varie associazioni, ai nostri emolumenti che non prendiamo, a diversi bandi che abbiamo partecipato. Veramente stiamo investendo moltissimo nelle scuole di Sartirana. Nei giorni scorsi sono usciti i dati relativi alla situazione economica della provincia di Pavia, tra alcuni dati che fanno ben sperare e altri che preoccupano, cioè da rilanciare in particolare il settore del turismo. Questo potrà accadere con la sinergia messa in campo dalla Camera di Commercio e dall'ente provincia. In che modo? Andiamo a chiederlo ancora, collegato da Pavia, al nostro Luca Pattarini. Luca, te la linea. Eh sì, Mario, l'obiettivo di questo protocollo d'intesa che è stato siglato tra Camera di Commercio e Provincia di Pavia è proprio quello di rilanciare il turismo sul territorio, più che altro dare una visione univoca a quella che vuole essere lo sviluppo territoriale, lo sviluppo del turismo, perché i dati, come dicevi tu, che sono emersi dalla giornata dell'economia, soprattutto sul turismo, non sono confortanti. È logico, c'è stata una flessione dovuta al Covid negli anni passati, c'è stata un rialzo, ovviamente c'è stato un ritorno di turisti anche in provincia di Pavia, ma la provincia di Pavia è la terzultima in Lombardia per numero di turisti. Ci sono dati anche negativi per quanto riguarda le notti, il numero di notti che passano i turisti in provincia, c'è dati negativi anche per quanto riguarda i posti letto a disposizione negli alberghi. Per questo si è deciso di progettare questo piano di marketing territoriale. Verranno investiti circa 500.000 di euro in 3 anni con una serie di iniziative che ha spiegato commissario straordinario della Camera di Commercio Giovanni Merlino. Se la regia è d'accordo, io farei partire il servizio e poi la linea può tornare allo studio. Invertire la rotta e rendere Pavia una vera destinazione turistica. È questo l'obiettivo del protocollo d'intesa firmato da Camera di Commercio e Provincia per rilanciare il turismo nel nostro territorio. Nel 2021 il settore turistico in Italia ha mostrato una netta ripresa rispetto al 2020, dopo i mesi difficili del Covid. Pavia, però, è risultata terzultima tra le province lombarde, davanti solo a Cremona e Lodi, con 170.000 arrivi. Se a questo si aggiunge la riduzione della capacità ricettiva, cioè dei posti letto in alberghi, campeggi e agriturismi, si capisce
quanto sia necessario un intervento da parte delle istituzioni. Il protocollo d'intesa prevede l'elaborazione di una strategia comune con un nuovo marchio territoriale e un piano di marketing per lo sviluppo turistico da condividere con i comuni e con gli operatori del settore. Allora, purtroppo abbiamo visto ieri i dati dell'economia che il turismo deve migliorare, è un turismo che non porta ancora ricchezza al nostro territorio, però il nostro territorio ha tutte le qualità per essere un territorio vincente dal punto di vista turistico, sia la parte green della Lomellina e la parte dell'Oltrepò, poi anche dalla parte enogastronomica, è importantissimo, i nostri prodotti sono di altissima qualità, e dalla parte culturale il nostro capoluogo che è Pavia. Per il piano di marketing turistico territoriale verrà stanziato 500.000 di euro in 3 anni. Sono previste iniziative di promozione, sia in Italia che all'estero, così da organizzare l'offerta turistica in maniera unitaria, per non lasciare isolati gli operatori del settore. È molto importante questo protocollo d'intesa perché fa sì che tutti i programmi futuri sul turismo saranno gestiti in maniera comune. La provincia gestisce gli arrivi, invece la Camera di Commercio fa la parte tecnica, nel senso che i programmi per i tour operator, per gli incoming, per cui questo protocollo d'intesa farà sì che anche gli altri comuni della provincia potranno partecipare per avere un'idea comune di turismo. Stiamo facendo i programmi comuni anche con gli altri comuni più importanti, che sono Vigevano, Pavia e Voghera, e ci saranno delle novità molto importanti sul turismo, perché quest'anno deve essere l'anno del rilancio del turismo. Torniamo a parlare di rincari dei costi dell'energia e delle bollette. Abbiamo visto l'esempio della scuola di Sartirana. A Vigevano invece si punta su una serie di incontri con degli esperti per imparare sia a leggere la bolletta che a risparmiare. Visti i costi delle bollette alle stelle, ognuno cerca di risparmiare come può. Non sempre, però, il passaparola o le ricerche su internet possono portare a soluzioni veramente efficaci in tema di energia. Il Comune di Vigevano ha promosso 2 incontri formativi organizzati dalla Fondazione Banco dell'Energia, in cui degli esperti spiegheranno come risparmiare e come leggere le bollette, dando informazioni utili a ridurre gli sprechi. Il primo incontro si è svolto lo scorso sabato, il prossimo è in programma il 28 gennaio. L'amministrazione ha voluto promuovere questa iniziativa, questi incontri dedicati all'intera cittadinanza sull'importanza del risparmio energetico a livello domestico, per dimostrare, fra le altre cose, un impegno concreto, un'attenzione concreta in merito ad un argomento quale è quello del consumo dell'energia, in questo momento molto sentito dalla tutta la città, da tutta la popolazione, da tutti i cittadini, e a prescindere anche dal costo delle materie prime. Ecco che quindi vuole essere questo una dimostrazione di attenzione concreta ai bisogni e alle preoccupazioni della cittadinanza. Spiegare ai cittadini sia il discorso del risparmio energetico dal punto di vista di una gestione del proprio appartamento, della propria casa, con dei suggerimenti che possono tornare utili a questo fattore. Ma la cosa più importante è capire come leggere le bollette e quant'altro. Questo lo trovo ancora più importante come prerogativa, visto i recenti fatti che hanno visto l'antitrust perseguire la maggior parte delle aziende che sono legate al mondo della vendita di energia. Sicuramente il tema dell'energia è un tema assolutamente attuale, ma spesso non così conosciuto. Reperire informazioni, avere esperienza sul risparmio energetico, sulle buone pratiche, è qualcosa che è importante da avere nella vita quotidiana. Quindi quello che cerchiamo di fare oggi è dare sicuramente consigli importanti, sia per leggere la bolletta che per efficientare in qualche modo la propria abitazione, anche con semplici aiuti. Gli incontri sono aperti a tutti, anche ai non vigevani. L'appuntamento è per sabato 28 gennaio alle 10.30 alla Fabbrica dell'Energia, situata presso l'ex Cinema Astoria di via Gramsci. Una struttura recuperata degli anni 60, era un cinema lasciato andare a se stesso, ora è diventato un forum fisico dove si parla di efficienza energetica e transizione ecologica. A Cassinetta di Lugagnano adesso, dove restano i problemi, così come in molti comuni dell'Interland milanese, del trasporto pubblico locale, si punta su un'assemblea pubblica e non è esclusa nemmeno una mobilitazione.
La questione di un trasporto pubblico locale inefficiente e non all'altezza delle aspettative e del costo dei biglietti pagati dai cittadini torna di prepotente attualità a Cassinetta di Lugagnano. Ora l'amministrazione di Domenico Finiguerra convoca un'assemblea pubblica per definire i contorni del problema e decidere che fare in futuro. Non è esclusa, anzi, una mobilitazione organizzata. Ritardi, cancellazioni, autobus affollati, disagi quotidiani, studenti e lavoratori chiamati a giustificarsi con le scuole, con i datori di lavoro, genitori costretti ad accompagnare i figli a scuola a causa di corse soppresse o impraticabili, come vi abbiamo raccontato negli scorsi mesi. Il servizio di trasporto pubblico locale non può continuare in questo modo, è l'appello che arriva da Cassinetta di Lugagnano. Nonostante le numerose sollecitazioni, le audizioni, le proteste portate avanti anche dall'amministrazione comunale e dai comitati degli utenti, la situazione non migliora, anzi peggiora di giorno in giorno, fanno sapere dal paese dell'Abbiatense. Questa situazione non è più accettabile. Da quando mi sono insediato come sindaco, dichiara Finiguerra, non è passata settimana in cui non mi sia stato segnalato un disservizio. Mamma e papà chiamati dai loro figli per essere accompagnati a scuola o tornare a casa da Abbiategrasso o da Magenta, questo a causa di mezzi stracolmi o del tutto inesistenti. Ho inviato numerose proteste e reclami sempre molto dettagliati, grazie alle segnalazioni puntuali dei cittadini, che ormai mi scrivono, mi chiamano tutti i giorni. In qualità di sindaco, prosegue Finiguerra, ho partecipato insieme ad altri colleghi a un'audizione in Regione Lombardia e da consigliere metropolitano più volte posto all'attenzione della ex provincia queste difficoltà, che non riguardano solo Cassinetta di Lugagnano, ma molti altri piccoli comuni dell'Abbiatense. Per questo credo sia necessaria una vera e propria azione popolare per chiedere le risorse necessarie per ottenere il riconoscimento del diritto per studenti, lavoratori e pensionati ad un servizio civile sicuro. E questa era anche la nostra ultima notizia, io vi lascio al meteo, la nostra informazione invece ritorna come sempre a partire dalle 19 con l'edizione Milano.